avere paura. Sono qui per portarti a una vita migliore. La vita che ti spetta di diritto. Ti prego, zio. Amala, come farei io se fossi qui, e assicurati che riceva tutto ciò che le è dovuto in quanto figlia mia. Non tieni conto della mia posizione? È semplicemente impossibile. Ciò che è giusto non può mai essere impossibile. Qual è il suo nome? Daido Elizabeth Bell. Quindi porta il tuo nome. E non me ne vergogno. La chiameremo Daido. Elizabeth farà molto bene un po' di compagnia. Ed è quello che risponderemo quando ci faranno delle domande. Credo che stasera avremo degli ospiti per cena. Voi non cenate mai con la vostra famiglia? Questa cosa non è vera. Vorrei presentarvi la seconda delle mie nipoti, la signorina Daido Lindsay. Io la trovo repellente. Padre, come mai il mio rango è troppo elevato per cenare con la servitù, ma troppo basso per cenare con la mia famiglia? Nonostante io riconosca l'efficacia delle misure che ha adottate con lei, ci si comincia a fare delle domande. Mi farebbe l'onore di fare una passeggiata con me. Non ti importa cosa dirà la gente? Cosa dovrebbe dire la gente? Non avevo idea che fosse così nera. Non puoi prendere per moglie un fiore raro ed esotico, Oliver. Ce l'ha ancora una lingua? Sì, ce l'ho una lingua. Ma la vostra dimostra perché non desideri sposare vostro figlio. Ma la sfortuna più grande sarebbe sposare un uomo la cui famiglia mi considera una vergogna. Ho provato a convincerti del tuo rango sociale spiegandoti tutte le norme esistenti. Non so riconoscermi più in niente ormai. Tu la ami. Come se fosse una creatura tua e mia. Chi era vostra madre? So molto poco di lei, a parte che ho il colore della sua pelle. Beh, almeno sapete che era bellissima. Sei davvero disposta a rischiare la tua posizione? Leggi che ci consentono di sminuire l'umanità di qualcuno non sono leggi. Da voce a tutte le persone che non ne hanno avuta. Se io fossi in te, sceglierei l'uomo che amo. Esistono delle norme precise che ci dettano come vivere. Siete pronto a infrangere le regole quando vi importa? E io ne sono la prova.